E veramente ci vergogniamo. E noi vogliamo il turismo a Marina di Ragusa, ma questa gente dove deve scendere? Le spiagge, se ancora noi andiamo a guardare, siamo, facciamo pena. Con piacere e con orgoglio oggi sto assistendo alla consegna della caserma che l'ha voluto con fortemente l'intero consiglio comunale. Infatti noi già nel 94, allora eravamo all'opposizione, giunta che essere, l'abbiamo inserita già nel 94 nel piano generale delle opere pubbliche. Nel 95 l'abbiamo anticipata con il progetto eseguito, l'abbiamo anticipata per avere una corsia preferenziale e finalmente si è riuscita ad avere questa caserma che speriamo tutti, sicuramente siamo sicuri che con l'incremento dell'organico, con l'aumento dell'organico si potrà assicurare maggiore tutela per i cittadini, per la città intera, perché Marina non è solo dei marinensi ma è della città di Ragusa. Ora l'estate arriva ogni anno, quindi gli interventi per evitare gli incendi estivi vanno effettuati nei mesi di maggio e giugno. Con l'estate inoltrata ci troviamo sempre a dover rincorrere il problema. Gli animali vengono scelti presso le aziende dei nostri soci che rispettano un programma di alimentazione e di allevamento, vanno al mattatoio di Ragusa e vengono macellate. Le mezzene vengono in questo impianto riconosciuto con codice dell'OSL, quindi della GE, e qui la merce può uscire come mezzena oppure deve andare direttamente al sezionamento per tirare fuori sia i tagli confezionati sottovuoto oppure dei confezionati in vaschetta per andare direttamente al banco self service della grande distribuzione. Di buono mi rimane un gruppo di giovani, un'intelaiatura di giovani ben precisa, gente che ha giocato parecchie partite, vede Bonaffini, Migliorisi, Pellegrino. E di buono rimane soprattutto il buon lavoro fatto da Pitino, che cercherò, il direttore sportivo Pitino, che cercherò di sfruttare al massimo. Invitiamo tutti i responsabili delle squadre ad avvicinarsi. Ok, siamo pronti. Dicevo prima della finalissima, elogiando tutti gli atleti. È stata una bella serata perché ho visto due squadre. Ok, Scalone Giuseppe. Bassetto Mario. Eddie Gianni. Alex Piccionello, Giovanni Occhipinti, adesso il responsabile chi è? Baby Planet, vostra sorella, accomodatevi con questa parte. Il capitano Stefano Schirinà. Nuzzo! Allora il saluto del direttore. Beh, l'ho visto a te.
Ma la nuova vasca di Piazza Duomo ancora non è completa, perché proprio stamattina ho parlato con il direttore lavori e mi diceva che ancora occorre fare delle rifiniture che l'impresa appaltatrice sta provvedendo ad eseguire. Quindi non appena sarà completata l'opera poi si provvederà al ripristino alla erogazione dell'acqua anche nella nuova vasca. Come il giavellotto rappresenta lo sport di Ragusa ed è stata realizzata a sua volta in un'occasione importante dei campionati internazionali di pallacanestro, e a quei tempi l'amministrazione mi ha chiesto di realizzare questa scultura, insomma, donandola con un rimborso spese. You know, I'm sorry, I just wash my hair. So you know anything about this morning? By doing this festival and the grand prize whole thing. Presenza della principessa. So we are also aware that the international recognition that this Il 21 luglio a San Pieri, in concomitanza con la data nazionale di Genova, si è fatta anche una iniziativa, sempre appunto riguardante i problemi dei diritti umani, la salvaguardia dell'ambiente, la cancellazione del debito per i paesi più poveri e altri tipi di iniziative di questo tipo. Ma vi posso assicurare, io girando per Genova il giorno dopo, quindi il giorno 20 e poi il giorno 21, quello che vedevo era uno spettacolo impressionante, cioè uno spettacolo simile io l'ho visto soltanto in televisione in Palestina, Beirut, questi luoghi qua, dove appunto c'era io definisco massacro totale della città, a parte la zona rossa che è stata sempre super protetta e super blindata.